Sono passati 14 anni da quando quei colpi di fucile spararono sui campetti Macrillò durante una partita di calcetto. Nel bersaglio una resa dei conti e il proiettile colpì il piccolo Dodò Gabriele, il quale stava svolgendo la pratica più comune ai bambini della sua età, ovvero il gioco del calcio. Un premio alla sua memoria, con l'impegno di entrare nelle scuole e dire ai ragazzi da che parte stare, così come l'impegno degli investigatori, dei magistrati e delle forze dell'ordine che hanno combattuto l'Ndrangheta, rendendo un po' più libero questo paese. E poi la criminalità, oltre che essere raccontata e dimostrata, si concretizza anche con i fatti, ovvero con coloro che la combattono. Sì, è vero, infatti oggi sono 14 anni che manca Dodò da casa, da Crotone, dall'Italia, però Dodò, devo dire grazie a tutti, perché Dodò è vivo, è con noi, non lo vediamo fisicamente, ma questi sono eventi importanti. Oggi c'è la morte di Dodò, però c'è un premio, vengono premiati sia magistrati che investigatori, perché è un segnale forte da dare, perché le mafie devono essere sconfitte facendo la nostra parte. Io le chiedo, è difficile secondo lei denunciare l'Ndrangheta, ovvero denunciarla con nomi e cognomi? Per me non è difficile denunciarla, perché loro prevedono questo, prevedono che se una persona ha paura, loro hanno vinto, perché giocano sulla paura. E invece anche loro sono uomini, anche loro sono esseri umani, e denunciarli non c'è niente di male, perché chi denuncia fa il suo dovere, fa il dovere libero da cittadino, perché è giusto così. Nel nostro territorio ancora sì, ma anche in tutta Italia, diciamo, tutto il territorio nazionale, perché la gente ha paura di mettersi in gioco, di esporsi, però per fortuna c'è gente coraggiosa, anche se ne abbiamo pochissimo, di denunciare, perché non vogliono abbassare la testa, vogliono collaborare con lo Stato e vogliono essere uomini liberi. Il procuratore Gratteri da poco è stato trasferito a Napoli. Io le chiedo, secondo lei la Calabria sarà più sola o vi sarà un altro procuratore che farà il suo lavoro, il suo semplice lavoro di lotta alla mafia? Magari ci capiterà un altro procuratore bravo come Gratteri, che metterà in ginocchio l'Ndrangheta come ha fatto appunto il dottore Gratteri, che è una persona veramente eccezionale. Però Gratteri è uno, i ragazzi sono tanti, e sono loro la forza che può mettere in ginocchio la criminalità organizzata. E con l'istruzione, la scuola che ci guida alla legalità, alla libertà, perché ognuno di noi deve essere liberi, quindi lottiamo insieme per un futuro migliore, ma lo dobbiamo fare però, non solo a parole. Pensare a una vittima innocente, pensare a un bambino a cui è stata spezzata la vita, a cui gli è stato impedito di crescere, di lavorare, di crearsi una famiglia, ecco, questa è una barbarie, una ferocia tipica dell'Ndrangheta. E a proposito di guardarsi dall'altra parte, di tollerare dell'indifferenza, basterebbe soltanto un episodio del genere. Sapere che cosa hanno fatto al piccolo Dodò, sarebbe sufficiente solo questo episodio per prendere le distanze seriamente da questa Ndrangheta, e per farlo bisogna farlo tutti, non solo forze di polizia e magistratura, ma ognuno di noi, ogni cittadino deve farlo. E pensare che anche comprare la singola dose di cocaina significa alimentare il business della 'Ndrangheta, significa quei soldi per la dose di stupefacente andrà a finire per seminare violenza, per fare ulteriori omicidi, e devono sapere che un altro omicidio sarà nuovamente colpire un'altra volta Dodò. Senta, io inizierei così: come bisogna parlare della 'Ndrangheta ai ragazzi e alle nuove generazioni? Perché se da una parte può sembrare oggi un fenomeno televisivo o di Netflix, di questi grandi media, dall'altra parte c'è chi la combatte, chi vede distruggere le proprie attività commerciali, vedere vite spezzate come nel caso di Dodò. Guardi, la maggior parte della popolazione calabrese è fatta da persone per bene, che negli anni, nei decenni, ha subito e ha sopportato le angherie di pochi. E lo Stato si è speso in tutti questi anni per cercare di arginare questi fenomeni criminali, e qualcosa di sostanzioso è stato fatto.
non è ancora finita. Io dico alle nuove generazioni e ai ragazzi, opponetevi a questa limitazione delle libertà personali, perché soggiacere all'andrangheta significa accettare le limitazioni alle proprie libertà costituzionalmente garantite. Ribellatevi, perché il futuro è fatto da gente che esercita i propri diritti, non da gente che soggiace alla oppressione delle proprie libertà.